Bene, buongiorno e buona pausa pranzo a tutti, perché adesso ogni tanto con i nostri webinar vi occupiamo pure la pausa pranzo, ma d'altronde il tempo è sempre poco e riuscire anche a dedicarsi alla formazione, che teoricamente è la cosa più importante, bisogna farla nei ritagli di tempo. Ma voi siete veramente bravi, vi ringraziamo perché vi siete iscritti in tantissimi anche oggi e poi partecipate sempre con alte percentuali di adesione, quindi è vero che le persone hanno voglia di crescere e di imparare. Ma bando alle ciance, che qui il tempo scorre. E ho qui un ospite illustrissimo oggi, che sono quasi imbarazzato di avere qui, che è il professor Achille Fornasini. Achille Fornasini, avrete già letto tutto quello che abbiamo scritto sul sito, comunque ve lo ripeto, è docente di analisi tecnica dei mercati finanziari all'Università di Brescia, quindi è mio compaesano bresciano, e poi oltre a questo, chiaramente con la sua esperienza nei mercati finanziari, di cui oggi ci racconterà, scusate, il mercato delle commodity, in particolare materie prime, ci racconterà un po' un bel sunto di cosa vuol dire studiarli, però poi ha sviluppato collaborazioni importanti come l'Associazione Industriale Bresciana, con la che poi sapete Brescia è famosa per le materie prime, dalle posaterie al tondino all'acciaio, quindi c'è molto bisogno di questo studio. Collabora con il Giornale di Brescia, per il quale tiene una rubrica dedicata sempre ai mercati finanziari, per i mercati delle commodities, e poi collabora con Siderweb, che è un'iniziativa che raccoglie moltissimi dei produttori e degli utilizzatori di acciaio, proprio per studiare questi mercati che sono mondiali, quindi molto complicati. Io lo ringrazio e però andiamo subito a bomba, perché qui convenevoli vanno bene, però dobbiamo anche essere operativi. Allora, cominciamo. Allora, oggi abbiamo detto ai nostri amici che parliamo di commodities, quindi materie prime e mercati praticamente quotati, dove si muovono questioni, ci sono volatilità, ci sono poi derivati, sono complicati. Allora la domanda è: ma si possono capire o bisogna stare a quello che succede e farsi il segno della croce? E quindi se l'analisi tecnica è davvero un supporto alle decisioni del mercato delle commodity, cioè leggo il sottotitolo. Però bando alle ciance, quindi ti chiedo immediatamente, insomma, innanzitutto cosa sono questi mercati di materie prime, cosa sono le materie prime e quindi come funzionano. Bene, grazie a tutti voi e grazie se vorrete ascoltarmi e portare pazienza. Comunque è un piacere essere per questa mia prima esperienza in finance a parlare di questioni che valuto quotidianamente. In particolare parliamo di materie prime. Materie prime che sono sostanzialmente delle materie grezze, tipicamente non soggette a particolare trasformazione industriale, che vengono quotate in forma standardizzata in tanti mercati internazionali. E naturalmente la loro variazione, la loro trattazione implica evoluzioni di prezzo, perché non solo vi è il bilanciamento della domanda e dell'offerta, ma anche introduzioni spesso invasive di componenti speculative che fanno variare moltissimo le quotazioni, mettendo spesso in crisi le imprese trasformatrici, tra cui tipicamente appunto le nostre piccole e medie imprese italiane, che quindi possono influire negativamente sul valore delle attività, delle passività, dei flussi di cassa, mettendole quindi in grave difficoltà. Ecco perché è importante avere una strumentazione che consenta di quantomeno controllare, capire, non essere in balia degli eventi. Allora, cominciamo a dare un'occhiata a questi mercati. Allora, cominciamo col nickel, per esempio. Il nickel è un metallo che viene utilizzato soprattutto in ambito inox, quindi della produzione di acciaio inossidabile. Ecco, vedete qui l'andamento negli ultimi anni, a partire dal 2014, c'è una fase di flessione, c'è una svolta, una fase rialzista, e a partire proprio dal primo trimestre di quest'anno, lo vedete nell'ultima fase a destra, vedete che c'è stato un movimento rialzista di una certa entità, e poi una fase di correzione. Stiamo cioè vivendo una fase di correzione. Nel frattempo gli stock, cioè le riserve
di questo materiale scendono, quindi l'idea è se scendono le riserve, quindi diminuisce l'offerta e quindi il prezzo dovrebbe salire perché quantomeno a parità di domanda un'offerta decrescente dovrebbe appunto accompagnare un rialzo dei prezzi. Che si stufano di produrre perché certo. Dicono, beh, non c'è domanda, produco di Ci meno. sono, possono essere tantissime cause dietro a questo, ma certamente un'offerta che non riesce a far fronte a una domanda e naturalmente questo fa crescere il prezzo. Sotto abbiamo degli indicatori che io adesso sto evidenziando, che cosa mi dicono? Dopo naturalmente ci torneremo su questi aspetti. Mi sta dicendo che la fase correttiva che è iniziata dopo quei top è probabilmente in una fase di continuazione, cioè vedremo continuare questa fase correttiva, però non in modo drammatico, nel senso che non siamo di fronte a una inversione di tendenza, ma a una fase correttiva, quindi temporanea. Passiamo all'oro, vedendolo sempre in questi ultimi anni. Vediamo Sempre che dal c'è 2014, sempre dal 5 anni più o 2014, meno. 5 anni, li vedete questi anni proprio differenziati appunto, da queste righe verticali. Diciamo che abbiamo una fluttuazione, seppure ampia, di tipo laterale, con una svolta decisa nell'ultimo trimestre dello scorso anno e poi una fase spiccatamente rialzista, che vedete abbatte i massimi che si erano registrati negli ultimi anni, toccando dai massimi ben oltre i 1530 Dollari l'oncia. dollari l'oncia, vedetela in alto, ecco, e poi anche in questo caso notiamo una flessione. Ecco, tutto questo è confermato da questi indicatori che, ripeto, adesso li presentiamo così dopo entriamo nel merito. Che cosa ci stanno dicendo questi indicatori? Ci stanno dicendo che è terminata di fatto questa fase espansiva e stiamo osservando un momento di correzione temporanea. Quindi anche qui non vedremo dei tracolli di prezzo nelle prossime settimane, ma un assestamento del movimento rialzista. Veniamo a un fine, giusto per fare qualche esempio, a un mercato che non è regolamentato come quelli che abbiamo visto precedentemente. Prima abbiamo visto una materia prima, il nickel, quotata sul London Metal Exchange, il secondo l'oro all'Intercontinental Exchange, cioè prezzi che sono certificati da un'autorità borsistica di cui viene registrato ogni movimento. In questo caso notiamo invece un andamento di prezzi rilevati sui mercati da un'agenzia internazionale, ma senza alcuna certificazione formale. È comunque una rilevazione di prezzo. Quindi questo è il mercato del rottame. Rottame, che è una materia prima Rottame fondamentale, di rottame di ferro. ferro, che serve alla Ah, nostra elettrosiderurgia e quindi certamente per noi è vitale perché su quello si giocano i margini dei nostri produttori quindi tu stai di raccogliendo i dati di questa roba perché il mercato ufficiale non c'è. acciaio. Non c'è, non esiste un mercato che rileva ufficialmente in modo sistematico e non c'è soprattutto una borsa ufficiale dei prezzi, per cui queste sono delle rilevazioni che io ho sintetizzato attraverso delle medie. Qui vediamo nello stesso arco temporale, no, che abbiamo valutato precedentemente, l'evoluzione di queste quotazioni, medie mensili di queste quotazioni. Anche qui che cosa osserviamo? Una fase di caduta che si esaurisce fino all'inizio del 2016 e poi l'avvio di una fase rialzista che termina nel primo trimestre dello scorso anno. Da allora il rottame, anche per una serie evidentemente di crisi che ha colpito il settore siderurgico, prima lenta, ma poi via via sempre più rapida, vediamo che il rottame crolla di fatto su dei prezzi che non si vedevano da anni, addirittura si torna fino ai prezzi che erano stati fissati nel 2015, quindi una caduta notevole, e pertanto in questa fase noi notiamo una reazione, in questo caso non più una correzione, ma una reazione a dei prezzi eccessivamente bassi, e infatti gli indicatori a piedi grafico ci dicono che in questo momento stiamo osservando una reazione, quindi una fase rialzista dei prezzi destinata a continuare. Ecco, questo è un po'
la sintesi che possiamo fare all'inizio di strumenti. Abbiamo dato un'idea di strumenti che possono aiutarci a capire quale fase stanno attraversando dei mercati Quindi dell'agricoltura. mi hai creato una curiosità come una faina, cioè perché quegli indicatori là sotto mi sa che sono molto speciali. Allora, ecco, e allora è proprio questo. Tu hai fatto un cenno, no? Hai detto, ecco, da lì posso provare a immaginare perché ho capito delle questioni che incrociando più di una dimensione, perché ho visto che non incroci solo il prezzo, ci sono le altre, gli stock e le altre che ci racconterai. Quindi è proprio questo il discorso. Che era una delle domande che ci siamo fatti per immaginare questo webinar, cioè il futuro, come si fa a proiettare il futuro e poi se c'è la sfera di cristallo o se c'è qualcosa che comunque si può fare a prescindere dalla sfera di cristallo. È la domanda più appropriata perché bisogna essere seri in queste cose. È inutile spacciare sfere di cristallo quando non è possibile averle in un momento in mercati in cui le variabili in gioco e le relazioni tra queste variabili sono talmente ampie e complesse che diventa difficile poterne tenere conto per poter fare delle previsioni puntuali sul futuro andamento dei prezzi. Quello che invece si può fare è cercare di, attraverso degli indicatori che introdurremo proprio oggi, li introdurremo, ma giusto per farci capire cosa ci possono fornire come strumentazione. Ecco, l'idea è quella di essere razionali nell'approccio ai prezzi, tenendo conto dei limiti che qualsiasi analisi ha nella loro capacità di previsione, cioè fare previsioni puntuali nel futuro su un prezzo è da giudicarsi assolutamente improprio, a meno di non barare. Non a caso chi ci riesce, chi fa insider trading, ma che è evidentemente una pratica vietatissima, non avendo, quindi escludendo queste pratiche Tipo non raccomandabili. Donald Trump che sa che fa i tweet e quindi fa crollare i mercati e Per avvisa i suoi esempio, amici. noi ci allontaniamo da queste ipotesi e cerchiamo invece di avvicinarci ad altri approcci razionali. Non a caso i mercati che mettono a dura prova coloro che ci cimentano quotidianamente da secoli hanno individuato due tipi di approccio che sono da considerarsi sensati, ragionevoli e sui quali ci soffermiamo brevemente. L'idea è quella appunto di avere a disposizione una strumentazione che è detta fondamentale, che ha un approccio sia qualitativo che quantitativo ai mercati e che parte da un presupposto. Il prezzo è l'effetto di una serie di cause che devono essere ben individuate e soprattutto ben valutate. L'idea qual è? Quella di misurare il valore intrinseco del bene quotato, relazionare il prezzo di mercato che il mercato quota in un certo istante e quel valore intrinseco ben individuato e naturalmente assumere il posizionamento più coerente, cioè in sostanza se il mercato in un certo momento sovrastima un'azione, una valuta, è evidente che se uno vuole investire è bene che non lo faccia perché Ho capito. evidentemente è un. Così mi vengono in mente due esempi. Il litio delle batterie o le terre rare. Tu dici con l'analisi fondamentale, fermi tutti ragazzi, se il prezzo sta salendo davvero è perché magari il valore intrinseco del bene è diventato più prezioso perché ce n'è davvero una domanda pazzesca perché tutti vogliono fare le batterie. Oppure l'altra cosa che dicevi è, ragazzi, il prezzo dell'acciaio sta salendo, ma non è che le imprese stanno producendo il triplo o riescono a aumentare i prezzi, è perché c'è un movimento, che ne so, speculativo o di attesa di qualcosa che in realtà non va sul valore inteso. Quindi state attenti a dividere l'acqua dall'olio, insomma. Ecco, spesso è proprio la componente speculativa, quando c'è molta liquidità sui mercati che non sa dove dirigersi, temporaneamente può creare delle storture nei prezzi di mercato, allontanando quindi lo stesso prezzo da ciò che dovrebbe essere invece più plausibile perché è basato sui fondamentali di quel bene quotato. Ecco, facciamo alcuni casi. Capire se un'azione ben rappresenta la società sottostante, bisognerebbe fare un'analisi molto, molto approfondita
sia statica che dinamica dei bilanci, della sua redditività, capire cioè se quel pezzettino di, che è poi l'azione di quell'azienda quotata, ben rappresenta il valore sottostante, il valore intrinseco. Se il prezzo di mercato la sta sovraquotando, sarebbe opportuno non andarla ad acquistare. Se invece, d'altra parte, ci fosse una sottovalutazione del mercato di un bene che invece è molto ben quotato da questi fondamentali, è come forse si generano delle opportunità di acquisto che possono dare soddisfazione in futuro. Questo è l'approccio fondamentale, l'identificazione del valore intrinseco, ed è oggettivamente razionale. Quindi, quali sono queste caratteristiche però? Che richiede una specializzazione merceologico-settoriale alta, offre prospettive soprattutto di medio-lungo termine, perché difficilmente riesce a valutare gli aspetti delle scorribande speculative che possono creare alta volatilità nel breve periodo, necessita quindi di solide conoscenze e di competenze di tipo settoriale e ha bisogno di molti dati, quindi big data, come si dice. Ecco, qui in particolare la valutazione, l'analisi va fatta su tanti dati che sono sia di natura qualitativa, spesso sono quelli più complicati da valutare, e quelli di quantitativa, sia micro che macroeconomica. C'è, diciamo, un detto che ben sintetizza l'approccio fondamentale, che è di Warren Buffett, che è il gestore di uno dei grandi fondi di comune investimento, che dice: non compro mai un titolo che non sono sicuro di capire. Il che vuol dire che prima di acquistare qualche cosa lui vuole capire quello che ci sta dietro, cioè il valore Il intrinseco value di quello investing, che... la Berkshire Hathaway, che era quello che Esattamente, lo quello è il fondò. suo grande fondo, no? Che è evidentemente basato molto sui fondamentali. Vediamo adesso invece l'analisi tecnica. Che cosa dice? L'analisi tecnica ha un approccio che è essenzialmente euristico, cioè vuol dire poco scientifico, che nasce dall'esperienza pratica delle migliaia di operatori che quotidianamente sono sui mercati. Secondo questa, il presupposto è quello che il prezzo e la sua evoluzione storica rappresentano la sintesi di causa ed effetti. Non ho bisogno, come nell'analisi fondamentale, di andare a valutare effettivamente tutto ciò che viene a generare un valore intrinseco. Prendo atto che il mercato valuta un certo bene quotato in un certo modo, quello è il prezzo, e quindi la sua dinamica nasconde già tutta una serie di pulsioni, tutta una serie di sentimenti che da sempre permeano la massa degli operatori sul mercato. Quindi, a questo punto, quali sono i suoi obiettivi? I suoi obiettivi sono quelli di definire delle tendenze delle ricorrenze cicliche, individuare eventuali anomalie dinamiche e cogliere il timing più opportuno di compravendita, prescindendo da quello che sto valutando, a differenza dell'analisi fondamentale. Vado sulla dinamica dei prezzi ed esclusivamente su quella. Le caratteristiche sono che si adatta a qualsiasi dinamica finanziaria, quindi non ho bisogno di essere uno specialista del caffè, piuttosto che dell'azionario nel comparto bancario, cioè non ho bisogno di avere, perché quello che conta è la dinamica dei prezzi. E quindi io. Quindi, scusa, cerco una sintesi. Stavo pensando a me stesso, a parte che non faccio lo speculatore, però l'analisi fondamentale mi vedrei bene, come ti dicevo prima, con un acciaio, un litio, un qualcosa. Nell'analisi tecnica mi vedrei bene, che ne so, col cambio euro-dollaro che c'è dentro di tutto, di più. Allora, Qual è la tua analisi? nell'analisi, allora, se vogliamo valutare il contributo all'analisi fondamentale, l'analisi fondamentale riesce ad arrivare, se ben condotta, in profondità a tutto. Quindi, se si tratta di un'azione, valuto che cosa ci sta dietro quell'azione, quindi la società quotata. Se devo valutare una materia prima, qualsiasi, quindi dalle terre rare a qualsiasi altra cosa, devo valutare i tantissimi fattori che generano quella quotazione. Devo valutare, per esempio, quali sono i costi di produzione della materia prima, eventuali fattori stagionali che possono incidere, eventuali prospettive, ma addirittura
anche aspetti legati all'andamento atmosferico. Tante volte ci sono anche questi aspetti. Ci sono tantissimi, ecco perché è necessaria una grande specializzazione. A differenza invece della tecnica che prescinde da tutto questo, perché si valuta esclusivamente la dinamica del prezzo nel suo divenire. E quindi offre prospettive soprattutto di breve termine, richiede oggi come oggi un software dedicato, ma che è ampiamente disponibile, e quello che interessa è avere dei buoni dati, quindi delle serie storiche di prezzi ed eventualmente di volumi, perché a volte quelli vi possono dare un buon aiuto nel capire. Un altro detto che può sintetizzare il tutto è che non è importante comprare al prezzo più basso possibile, quanto comprare al momento giusto. Quindi, mentre l'analisi fondamentale si concentra sul perché, quindi sulle cause di una certa quotazione, l'analisi tecnica si concentra sul come e sul quando. Questo è un po', se vogliamo, sintetizzare la cosa. E quindi tu dici vanno usati entrambi. Allora, l'ideale, a volte, ecco, cosa accade? Che un buon gestore dovrebbe affidarsi a entrambe le analisi. A volte succede che individuando qualche cosa di buono da comprare, per dire, sul piano fondamentale, non è detto che l'analisi tecnica supporti, cioè in pratica Concordi. concordi. Diciamo che spesso l'analisi tecnica è molto più tempestiva rispetto a quella fondamentale, mentale, tensiva. Però l'approccio migliore sarebbe quello di mettere insieme i due approcci. Fantastico. Ecco, tutto questo naturalmente può essere sintetizzato in alcune definizioni, alcune che sono un po' arcaiche. Per esempio, una che mi è data è che l'analisi tecnica è lo studio dei mercati svolto principalmente attraverso l'utilizzo di grafici con lo scopo di prevedere le tendenze dei prezzi. Ecco, questo per dire che l'analisi tecnica si è fondata per quasi un secolo su approccio di tipo prevalentemente grafico e la finalità era previsiva, cosa che oggi tendiamo ad escludere proprio per le ragioni che si dicevano inizialmente. È inutile pretendere di fare previsioni quando le variabili in gioco sono troppe e non puoi Esatto. pensare di azzeccarle. Un'altra, ecco, è legata alle ricorrenze cicliche. Cioè, uno dice, se tu non sai che cosa c'è dietro un particolare fenomeno di quotazione borsistica, ecco, tu concentrati sull'osservazione di questa dinamica e vedrai che coglierai delle ricorrenze che ti aiuteranno a posizionarti sul mercato. Anche qui però è evidente l'aspetto prevalentemente grafico, quindi di poco costrutto. Ce n'è una intermedia sensata che dice lavora sulle tendenze, non pretendere mai di comprare sui minimi e vendere sui massimi, non ce lo farai mai, non ce la farai mai, a meno di non barare. Invece, abbiamo detto prima, l'insider trading, solo se sai come andranno a finire le cose, puoi sfruttarle convenientemente sul mercato. Ma cerca di sfruttare le fasi centrali delle tendenze, ma perché sul mercato si generano delle fasi di imitazione tra gli operatori che generano delle fasi tendenziali e che possono essere colte naturalmente con opportuni indicatori. Per arrivare a quella che è la più Strutturata. strutturata delle nostre definizioni, cioè oggi l'analisi tecnica è una disciplina che, avvalendosi di procedure grafiche e euristico-quantitative, si prefigge di agevolare la progettazione di sistemi operativi utili alla diagnosi delle fasi di mercato e alla gestione di posizioni speculative, che è poi quello che brevemente cercheremo di dimostrare oggi. Vediamo quali sono gli strumenti dell'analisi, Quei supporti che ci facevi quei vedere due prima. approcci, cioè grafico e quantitativo. Allora, abbiamo un approccio grafico che è quello più datato, se vuoi, quello su cui, sai, quando non c'era il computer, esistevano comunque le borse e c'erano gli operatori che erano alle prese con questa variabilità, che cercavano in qualche modo di razionalizzare, di sintetizzare in qualche modo, per cui l'analisi grafica nasce proprio dalla necessità di questi operatori di capire come funziona il mercato. Ha cominciato Charles Dow, il fondatore dell'indice Del Dow Dow Jones. Jones e del Wall Street Journal, ha cominciato lui a fare questo tipo di analisi agli inizi del Novecento.
Ecco, allora, l'analisi tecnica prevede procedure grafiche. Ecco, qui abbiamo una rappresentazione tipica lineare, un unico prezzo. Ecco. Però su questo, sullo stesso andamento, può essere rappresentato con un grafico a barre. Vuol dire che ciascuna di quelle barrette sintetizza una giornata, un'escursione giornaliera, un'escursione settimanale, con delle tacchette sulla sinistra e sulla destra che caratterizzano il prezzo, il livello del prezzo di apertura e il livello del prezzo di chiusura. Okay. Quindi si capisce se un giorno è stato di crescita o un esattamente, giorno esattamente. Una cosa ancora più sorprendente è che ben 2 secoli prima i giapponesi c'erano arrivati con la loro rappresentazione cosiddetta impropriamente a candele, dove il rapporto tra chiusura e apertura è evidenziato dal colore della barra. Quindi in sostanza l'unica differenza è che qui si coglie immediatamente se una giornata è positiva o negativa, come tu prima hai perfettamente individuato, se la tacchettina di destra, cioè quella della chiusura, è superiore alla tacchettina di sinistra, cioè quella di apertura, avremo una candela bianca, altrimenti avremo una candela nera. Ecco, a che cosa servivano queste rappresentazioni grafiche anche curiose È come farla verde e rossa, verde Certamente, bene, rosso male. assolutamente, sì, Infatti le vedi ogni tanto, io non capivo un tubarse, cosa significa. assolutamente, è soltanto il rapporto tra apertura e chiusura. Ecco, a che cosa mi servono tutte queste rappresentazioni? Per cogliere delle tendenze, dei valori di supporto e di resistenza, che poi sono dei livelli dove si incontra difficoltà nel salire o nel scendere. Comunque, tutto ciò che può essere utile per posizionarsi sul mercato al momento opportuno. Oppure delle formazioni grafiche, ovvero individuare disegni svolti dalla dinamica dei prezzi che nascondono di fatto delle fasi tipiche di accumulazione, di distribuzione, cioè dove gli operatori accumulano. Per poi godere di fasi Di di crescita. espansione, di crescita, oppure fasi di distribuzione. Ecco, teniamo presente, questa è la logica, teniamo presente che dietro queste rappresentazioni grafiche ci stanno comportamenti umani che poi alla fine ci sintetizzano in paura e avidità. Per cui la paura e l'avidità tendono a riproporsi nel tempo e configurano graficamente delle evoluzioni, per cui il lettore abituato a scorgere questo tipo di atteggiamenti della massa degli operatori ne tiene conto per fare delle sue valutazioni. E infine, addirittura, queste procedure grafiche servivano anche per individuare addirittura dei prezzi futuri, facendo delle strane misurazioni che francamente oggi non hanno più ragione d'essere. Ecco perché l'analisi grafica, l'analisi tecnica grafica, è più un retaggio del passato, nobile, nobile perché era un Vabbè, non c'era tentativo niente. perché non c'era niente, ma oggi è stato grazie all'avvento del computer e di internet completamente soppiantato dalle procedure quantitative che vengono appunto aiutate dai mezzi di calcolo. Abbiamo modelli diagnostici in questo caso, che sono basati su serie storiche di prezzi o di prezzi e volumi insieme, e che finalità hanno questi modelli diagnostici? Quello di individuare le caratteristiche evolutive di un mercato in un certo momento storico. Quindi accertare e misurare lo stato corrente del mercato, quindi valutare se ci sono stati di anomalia o di normalità evolutiva, valutare la volatilità e la dispersione, molto importante, soprattutto oggi, l'intensità di un movimento rialzista o ribassista, la velocità e l'accelerazione, la profondità del mercato, cioè se i volumi, per esempio, quando con questo si intende, stanno sostenendo meno una tendenza. È chiaro che se abbiamo dei volumi sottili, come si dicono, sotto un'evoluzione rialzista, io sarei diffidente verso quel movimento, perché vuol dire che il mercato sta credendo poco in un certo movimento. Poi abbiamo dei modelli operativi, e cioè basati su serie storiche di prezzi e distinti tra modelli che funzionano bene in dinamiche
spiccatamente tendenziali e modelli che invece lavorano meglio se ci sono delle fasi congestionate, vuol dire ad andamento laterale, quindi con una in mancanza di spiccata direzionalità. Tra questi abbiamo algoritmi, abbiamo diciamo, modelli che ci aiutano, insomma, a individuare il timing di posizionamento sul mercato in funzione della tendenza prevalente o della fase ciclica corrente. Quindi se mettiamo insieme le due cose, studio il mercato, capisco qual è la fase storica che sto attraversando dal punto di vista evolutivo, lì dentro ci innesto la capacità di modelli operativi di cogliere il momento più opportuno per entrare sul mercato o per uscirsene. Allora. Questo è un po' la sintesi di queste procedure quantitative che oggi sono le uniche che possono essere considerate affidabili in questo senso. Vorrei fare qualche esempio. Sì. Prendiamo un modello diagnostico che è tra i più noti, chiamato indice di forza relativa. Io uso volutamente terminologia nazionale. Relative Strength Index, perché Ovviamente fa tanto trend. l'origine di questa. Di questo indicatore magnifico lo si deve a un geniale operatore nordamericano, certo Wes Wilder. Ecco, lui che cosa si propone di fare? Questo è un andamento, vedete l'andamento là in alto vedete l'andamento dei prezzi, sotto vedete l'evoluzione di questo indice di forza relativa che è calcolato su quei prezzi, come mettendo a rapporto la media degli incrementi rispetto alla media dei decrementi in un certo arco temporale, cioè si fa vedere se in un certo arco temporale l'evoluzione diciamo, dei prezzi in salita prevale o meno su quelli in discesa, cercando di capire quali sono le forze in campo. Quando questo qua tende a crescere, vedo Esattamente. la curva che va su, quella Certo, rossa, altrimenti esattamente. si tende a decrescere. Esattamente. E ce l'ho. È chiaro che io lo potrei vedere anche direttamente sul grafico, ma sotto ce l'ho in modo oggettivo e relativo, cioè ce l'ho in modo che relativamente al passato ho in effetti le fasi in cui quel rapporto si comporta in modo eccessivo e che guarda caso poi nel tempo questi eccessi non riescono ad essere sostenuti e quindi abbiamo l'avvio delle correzioni che in qualche modo riportano in equilibrio il mercato. Ma vediamo che cosa ci dice l'evoluzione di questo indicatore. Distingue le fasi di mercato normali e anomale, evidenziando le cosiddette situazioni di ipercomprato e di ipervenduto, che intercettano gli effetti dovuti a temporanei eccessi rispettivamente di domanda e di offerta. Fluttua in un campo di variazione tra 0 e 100, quindi Ah, ecco le due righe, la quindi curva dell'indice, vedi, che porta va oltre la nell'ipercomprato. soglia dei 70, entra in una zona cosiddetta di ipercomprato, la curva che invece scende al di sotto di 30, entra in una zona di ipervenduto, cioè laddove ci sono eccessi, ci sono cioè delle anomalie e quando sono in una fase di anomalia mi devo aspettare che accada qualcosa, quantomeno una correzione di questi eccessi. Io questi chiaramente farmeli io sarebbe impossibile perché dovrei vedere, ma esistono sui mercati oppure Già è tutto a c'è tutto a disposizione. disposizione? L'importante è non farlo diventare un videogioco. L'importante è lavorarci su, acquisire esperienza nella valutazione di questi indicatori. Ma queste sono cose ampiamente disponibili ormai da parte di chiunque, anche liberamente online. Però l'importante è leggerle bene, cioè è farne tesoro di queste Perché non è che indicazioni. io vedo un ipervenduto, allora vado e compro. Ecco, Perché esattamente. magari è il momento in cui sta tracollando il mercato e poi la curva si sposta. Potrebbe, ecco, esserci ancora spazio di discesa, però certamente è meglio, in linea generale, questo lo dico sempre, è meglio essere dalla parte giusta del mercato, cioè se devo comprare, meglio comprare in ipervenduto che in ipercomprato e spesso nella stragrande maggioranza dei casi non succede questo, cioè quando diciamo, chi non è presente sul mercato con questo tipo di indicatori rischia di andare
comprare in estremo ipercomprato, rimanendo poi col cerino in mano. E questo è un classico di ciò che accade. Meglio sempre, comunque, se devo comprare, essere nella parte dell'ipervenduto, dove vuol dire che c'è già stata una fase di ribasso che ha portato i prezzi in un'area. Il principio che ci diceva quello là, non per forza sui minimi, ma almeno cerca di beccare dove puoi essere. Certamente. Bello. Quindi nelle fasi di maggior depressione, incredibilmente si creano delle opportunità per fare degli acquisti, se parliamo di azioni per esempio, particolarmente convenienti. Ecco, naturalmente la stessa cosa vale sulle materie prime, poi vedremo alcuni esempi. È chiaro che quando sono in una fase di ipervenduto si possono creare delle condizioni per fare degli approvvigionamenti a prezzi particolarmente vantaggiosi. Ecco, questo è un esempio di modello diagnostico, cioè finalizzato a individuare fasi anomale o di normalità del mercato. Infatti qui si può vedere come le fasi anomale, cioè oltre e sotto quelle soglie che abbiamo detto di ipercomprato e ipervenduto, sono poche, ma sono significative, perché dopo poco si generano delle correzioni o delle reazioni che riportano in equilibrio il mercato. Veniamo invece a un modello operativo che è Moving Average Divergency Trade ma non a caso mi piace chiamarle curve di velocità e accelerazione, e cioè anche qui vediamo secondo quelle che ci hai fatto vedere all'inizio, vediamo lo stesso movimento di mercato che abbiamo visto prima a proposito dell'indice di forza relativa. Cos'è semplicemente questo indicatore? La differenza tra una media mobile veloce e una media mobile lenta, per capire come si sta evolvendo il movimento, e dice, e questo indicatore è finalizzato a individuare quelle evoluzioni, siano esse ascendenti o declinanti, e insieme divergenti o convergenti ci danno un'idea se il mercato sta accelerando al rialzo o al ribasso, cioè se le due curve stanno divergendo al ribasso, vuol dire che la tendenza ribassista sta accelerando. Se le due curve stanno divergendo al rialzo, vuol dire che una fase rialzista sta accelerando. Naturalmente, ecco, qui abbiamo dei segnali tipici, no? Dove si acquista, si vende e si acquista in funzione dell'accelerazione della velocità. È evidente che se c'è trend, questo indicatore funziona, ma laddove c'è una fase congestionata, cioè una evoluzione tendenzialmente laterale, tende a perdere efficacia e credibilità. Ecco che allora un ulteriore indicatore, ecco, e la concludiamo così perché non abbiamo tempo per approfondire più di tanto, è l'indicatore ciclico, cioè questo, sempre riferito allo stesso indicatore, individua la componente oscillatoria presenta la dinamica di mercato, fluttuando anche questo in un campo di variazione tra 0 e 100, mi mette in evidenza i punti di svolta sia delle fasi tendenziali, rialziste o ribassiste, sia le fasi stazionarie. Qui vedete che viene messa in relazione il posizionamento della chiusura corrente con l'escursione dei prezzi in un certo arco temporale, ed è utilissimo perché vedete mi mette in evidenza laddove svoltano, laddove ci sono delle svolte di mercato. E vedete che però nella fase che ho individuato, vedete qui questa fase centrale, ecco quella particolarmente tendenziale, vedete che l'indicatore tende ad essere poco efficiente, perché evidentemente è schiacciato dai trend sia rialzista che ribassista, che invece va ben colto dall'indicatore precedente. Tant'è che se vogliamo avere un efficace contributo dall'analisi tecnica, è bene utilizzare sempre in linea i tre indicatori che abbiamo visto, quindi l'indice di forza relativa, che vi dà un'idea della normalità o dell'anomalia del mercato, l'indicatore che abbiamo appena visto ciclico, che vi dà il senso delle svolte
in ogni movimento e le curve di velocità e di accelerazione che mi danno un'idea dell'evoluzione tendenziale del mercato. Questo che prezzo era? Di che materia prima era? Dunque, questo è il prezzo del nickel. Okay. Questo può essere il prezzo del nickel. Quindi siamo arrivati più o meno dove si... No, adesso questo... non so il grafico. No, questo qui è... Sì, questo l'ho fermato volutamente per fare cogliere, ma... Però che cosa potrei capire? Allora, perfetto. Mi sembra una domanda più che corretta. Allora, l'indicatore, l'indice di forza relativa, cioè la curva blu, vedete che ne ho messi due nello stesso... Perché sono da 0 a 100. Esattamente, quindi sono sovrapposti per non togliere troppo spazio. E anche lì è 70-30 tutti e due? Esattamente. Allora, vedete che la curva blu mi sta dicendo che vengo da una situazione sostanzialmente di ipervenduto e quindi sono... trovo conferma di questo rovesciamento dall'indicatore ciclico che mi sta dicendo che là sopra è appena iniziata la fase positiva di un nuovo ciclo, quindi sotto ancora vedo che è terminato una fase tendenziale negativa, quindi quello che posso dire in questo momento è che è appena iniziata la fase positiva di un ciclo, quindi nelle prossime settimane, dato che queste sono medie settimanali, mi aspetto che prosegua questo movimento rialzista che non posso dire arriverà fino a un certo punto perché non ho questa capacità previsiva, ma certamente sono a un livello tale per cui acquisti in questa fase non sarebbero così sconvenienti, perché mi aspetto che prosegua questo rialzo che è appena iniziato e gli indicatori me lo stanno confermando. Poi se io ci metto un po' di analisi fondamentale e so che sono un momento di normalità o di leggera ripresa, bla bla bla, comincio a crederci e magari prendo posizione in acquisto. E posso sbagliare. No, certamente. Io non so dove arrivare, questo è molto importante quello che stiamo dicendo, cioè questo proprio per essere oggettivi, non possiamo dichiarare dove arriverà il prezzo, che sarebbe una previsione. Cioè la previsione sarebbe, io adesso faccio una previsione che il prezzo arriva a 25.000 nelle prossime 4 settimane. Quella sarebbe una previsione. Io non mi azzarderò mai di una cosa del genere. Io dico, tenuto conto di quello che mi stanno dicendo gli indicatori, io azzardo a che, e posso anche scommetterci, azzardo, che ci sia l'avvio di una fase positiva, quindi la fase positiva di un ciclo che può svolgersi nell'arco delle prossime 2-3 settimane. Poi starò a vedere come si comporteranno gli indicatori per poter proseguire. Ma questo vuol dire gestire la posizione. In un mondo normale, perché sì, chiaramente se fosse il mondo delle banche non performing loan, tu puoi fare quello che vuoi, ma le banche continuano a parlare. Questo è un mercato tipico delle materie prime. Ecco, fantastico. Noi adesso possiamo passare a degli esempi, ma potrebbe essere funzione dei tempi che abbiamo. Allora, i tempi ci siamo. Bene. Vorrei vedere gli esempi perché mi interessano tantissimo. Benissimo. Perché? Benissimo. Poi lasceremo un po' di spazio alle domande, che abbiamo già qualcuno che sembra abbia fatto delle cose. Sì. Vediamo benissimo. Poi le domande più tardi, per cui adesso però ecco, mi piacerebbe molto vedere con te degli esempi. Molto bene, allora ho preparato 3 esempi, allora partiamo come primo esempio con l'euro-dollaro. Bellissimo. Ma perché l'euro-dollaro applicato a un seminario dedicato alle materie prime? I mercati delle materie prime sono fortemente influenzati dall'andamento del dollaro, in quanto tutte le materie prime, le più importanti, sono quotate in dollari, per cui è evidente che se il dollaro si rafforza, rende più oneroso l'approvvigionamento di materie prime e quindi la domanda tende a soffrirne e quindi il prezzo tende a diminuire delle materie prime. Se viceversa il dollaro si indebolisce, questo incentiva, come se incentivasse gli acquisti, gli approvvigionamenti, e quindi in questo caso i prezzi delle materie prime tendono a risalire.
a meno che io sia un mercato che so che si sta deprimendo, quindi può anche calare il dollaro, può fare tutto, ma la materia prima non tira Allora, giù. io quello che Allora, volevo quella è dire, un'analisi fondamentale. quello che invece voglio evidenziare è che se partiamo dal dollaro è perché, avendo dedicato questo seminario sulle materie prime, non potevamo dimenticarci di una variabile importante qual è il dollaro. E quindi adesso facciamo una valutazione del Guarda, io ho un'amica collegata e la vedo qui, che sarà molto interessata all'euro-dollaro, perché lei c'ha bene. delle sue posizioni di copertura e Benissimo. quindi Ecco, poi parleremo naturalmente, io in questo l'importo e momento, l'export. parleremo naturalmente poi anche eventualmente di come ci si protegge da una volatilità che rischia di compromettere i margini industriali e non solo di un'azienda. Io adesso sto parlando sto offrendo, diciamo, delle modalità tendenzialmente razionali per cercare di contenere gli effetti di una volatilità che altrimenti sarebbe del tutto fuori controllo. Allora, vediamo l'andamento dell'euro-dollaro cercando di fare qualche anche considerazione sull'immediato futuro, visto che sono aggiornatissimi proprio a oggi, quindi possiamo effettivamente Fantastico. lanciarci anche in qualche, tra virgolette, Previsione. previsione. 1,11 siamo. Allora, Vai, allora, vai, allora. sono eccitatissimo, eccitatissimo. Molto bene. Allora, come in tutte le cose, vale la pena di partire all'ente di ingrandimento, cioè vediamo che posizione è oggi il rapporto euro-dollaro in termini di medie mensili, quindi sono ogni punto di quella curva è potentissimo perché racchiude di fatto un mese, in tutta la storia dell'euro-dollaro, di fatto Quando c'è da l'euro. quando c'è l'euro. Allora, se andiamo a valutare, vediamo che c'è stata questa prima fase di appunto rafforzamento, e poi vedete via Scusami, via 1,55 vuol dire che serviva $1,55 per un euro. Quindi esattamente, siamo incerto per certo, non mi ricordo. certamente così. Poi vedete che abbiamo una lunga fase invece di declino dell'euro che stiamo ancora di fatto vivendo, e su questa fase vedete che noi abbiamo le medie mensili che si stanno avvicinando ai minimi segnati nel 2015, soprattutto, e tra il 2016 e il 2017, cioè tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Siamo in una fase, come si può dire, di assestamento, ma non c'è dubbio che appunto l'euro, ecco, sia in una fase di schiacciamento in un certo senso, no? Vediamo cosa ci dicono quegli indicatori che avevo visto prima. Allora, l'indice di forza relativa, vedete Blu. la curva blu, è in una fase centrale, quindi non ci sta aiutando granché. Ci dice che siamo in una situazione sostanzialmente normale di mercato. L'indicatore ciclico, quello sotto, che si muove nello stesso campo di variazione, è appunto schiacciato sui minimi e quindi adesso sta addirittura ripiegando ancora per riportarsi schiacciato dalla componente tendenziale negativa, mentre le curve di velocità e accelerazione ci stanno dicendo che siamo in una fase di ribasso non molto accelerato, ma comunque di ribasso, che è iniziato agli inizi del 2018. Tutto, ci basta sapere questo. Abbiamo posizionato la media mensile all'interno di tutti quegli anni di storia, sappiamo dove siamo posizionati. Ecco, vedete, questi sono i tre indicatori che abbiamo visto. Adesso andiamo invece a concentrarci su quel riquadro lì e lo facciamo esplodere attraverso queste barre settimanali. Adesso, cioè, è come se focalizzassimo in modo particolare, arrivando a oggi, Sulla lente su di una ingrandimento. lente di ingrandimento, vediamo gli ultimi anni dal 2014, e ogni barretta che vedete è la sintesi di una settimana, escursione col livello di chiusura. Allora, vedete che dopo la fase di caduta abbiamo una stabilizzazione, abbiamo toccato i minimi verso la fine del 2017, 2016, sì, ecco, sì, inizio del 2017. 2016. Poi abbiamo una ripresa e poi adesso vedete che c'è questa incredibile situazione di canale declinante con delle fluttuazioni molto regolari che
che sono comprese tra queste due linee ideali. E se andiamo a vedere col ciclo degli indicatori, allora l'indice di forza relativa ci dice che siamo in una situazione perfettamente normale, non c'è nessuna Sono anomalia, centrali, sentite. assolutamente. Abbiamo un'evoluzione ciclica, vedete quell'altra lì, che ormai è esattamente, che è quasi arrivata alla fine, quindi siamo partiti dai minimi per andare ai massimi di questa curva, cioè di questo canale, e quindi abbiamo una situazione invece di sostanziale stallo da parte della componente tendenziale, che è inesistente perché abbiamo una componente ciclica talmente forte che ci conviene andare a concentrarci su questa per poter fare delle riflessioni sull'immediato futuro. Altra lente di E quindi ingrandimento. adesso andiamo sui giornalieri. Ecco, vedete che viene ancora meglio enfatizzato l'andamento sui fixing, l'indice di forza, cioè l'indicatore ciclico ci sta dicendo che stiamo scendendo dai limiti superiori di questo canale, lo vedete lì, Questa qua. esattamente, vedete che c'è l'inversione e stiamo cedendo. L'indice di forza relativa dice che ci siamo avvicinati all'ipercomprato, ma adesso si sta correggendo, e con invece le curve di velocità e accelerazione mi sta dicendo che la convergenza di queste due curve mi sta dicendo che si sta perdendo la direzionalità rialzista che aveva condotto i fixing dai minimi ai massimi, si sta riducendo, ed è probabile che nei prossimi giorni noi assisteremo allo sviluppo negativo di questo ciclo, Quindi verso 1,08. verso almeno 1,10, almeno 1,10. Questo è quello che mi aspetto, ma senza, ecco, La mia amica sarà contenta, ma non troppo. Lei aveva bisogno di 1,7, 1,8. ma se continua così ci arriverà, quindi abbia pazienza, Dobbiamo studiare un po'. a meno, ecco, finché, adesso qui faccio una considerazione fondamentale, finché ci sarà un divario così ampio tra i tassi di interesse del dollaro e dell'euro, ci saranno flussi finanziari che premieranno gli investimenti in dollari, e quindi il dollaro tenderà a rafforzarsi verso l'euro, e quindi questo spiega il perché di questa forza tendenziale del dollaro che è destinata Sì, a proseguire. quella Fed stamattina ha toccato i tassi, però un Cioè, pochino. sempre poco, ed è per quello che c'è questo nervosismo estremo da parte di Trump, che continua a metterla giù duro sui dazi, sapendo però che il vero problema è la guerra valutaria che si sta combattendo, perché la competitività tra nazioni si gioca proprio Quindi sul livello delle monete. sui cambi abbiamo la teoria della parità coperta dei tassi a Sì. termine, quindi il differenziale di tasso che porta poi a un cambio di equilibrio. Però tu ci stai dicendo sì, c'è questa teoria che lavora e sta lavorando, però dentro ci sono movimenti che Assolutamente. possono anche non centrarci in nulla. Adesso abbiamo, e in effetti hai detto una cosa corretta, dal punto di vista fondamentale, il cambio corretto tra euro e dollaro, valutando bilancio dei pagamenti, valutando tutto quello che può intervenire sulla corretta valutazione del cambio, si dovrebbe collocare intorno a 1,20. Questo dovrebbe essere il rapporto di cambio corretto, cioè fondamentale. Oggi siamo a 1,11, quindi vuol dire che siamo lontani. Oggi, cioè, il dollaro è sopravvalutato, e questo mette naturalmente in crisi le esportazioni americane, agevolando quelle Anche europee. nostra, E perché questo è sui proprio che fatti. disturba moltissimo Trump, che la mette giù dura sui dazi, non rendendosi conto che questo crea problemi anche alle proprie imprese. Un bullo commerciale, vedremo nel lungo periodo. Adesso sta avendo anche ragione e la borsa cresce, quindi va bene. Vediamo adesso, stiamo parlando di materie prime, vediamo Yes. il rame che, ripeto, è quotato in dollari. Non a caso qui adesso vedremo delle medie mensili e dei dati riportati in dollari per tonnellata. Questo è l'andamento, vedete, addirittura dall'86, vedete, abbiamo una fase sostanzialmente, una fase altalenante, ma di tipo laterale, abbiamo poi questi fortissimi movimenti rialzisti e ribassisti. Oggi siamo, come ci dice l'indice di forza relativa, in una situazione di
di normalità, cioè non abbiamo in questo momento situazioni estreme. Quando siamo intorno alla centralità del campo di variazione non abbiamo nessun estremismo evolutivo. Andiamo a vedere le barre settimanali, dove vedete si ripropone l'ultimo movimento, l'indice di forza relativa ci sta dicendo che siamo in una situazione di normalità, di equilibrio del mercato, l'indicatore ciclico invece ci sta dicendo che la fase ultima che stiamo osservando è una fase di lento movimento di risalita dai minimi che abbiamo visto quest'estate e che però ancora deve trovare conferma dalla componente tendenziale. Quindi siamo una sorta di assestamento che ancora deve trovare una sua una sua direzione ben precisa. Diciamo che in questo momento è una fase di assestamento laterale. Vogliamo andare ancora più in profondità e vedete che ancora qui aggiungiamo gli stock. Questi qui sono proprio i movimenti giornalieri. L'euro dollaro non è quanto vuoi teoricamente con tutta la base monetaria, certo, che c'è, ma il rame c'è anche un problema di certamente stock. Molto importante, vedete che qui vengono identificati i livelli di supporto e di resistenza, dove cioè si creano dei rimbalzi o dei ritorni di prezzo. Vedete che stiamo osservando questo recupero dagli inizi di settembre fine agosto, un recupero molto lento, molto difficile, anche perché vediamo questi stock in risalita, vuol dire che c'è una sorta di zavorra in questo momento, no? Vuol dire che ce n'è a sufficienza, quindi gli stock vengono rinnovati senza che siano bruciati via, no? da chi è interessato al ritiro del fisico e quindi non dalla speculazione. Presso i produttori? Sono presso i magazzini ufficiali del London Metal Exchange e che ci danno un'idea di qual è il livello dell'offerta di materiale. Il livello in questo momento è buono, quindi non ci sono fasi di debolezza d'offerta. Abbiamo però un problema di domanda perché abbiamo i prezzi che stentano a risalire e in questo momento quello che si può dire è che abbiamo superato i massimi di metà settembre e però il movimento è stanco, cioè prevedo tra virgolette sempre, ma quello che gli indicatori mi dicono è una situazione di potenziale rialzista ma non particolarmente elevato, non particolarmente accentuato. Quindi vedremo il rame muoversi sempre più che altro lateralmente e i prossimi massimi che vedremo saranno quelli che abbiamo visto tra giugno e luglio, che sono già lì indicati. Ecco, questo è, e possiamo chiudere con il petrolio, che è una tipica materia prima. Guarda, perfetti, chiudiamo col petrolio e poi facciamo le domande. Sforiamo di qualche minuto, ma molto brevemente, perché ormai abbiamo già capito. Ormai l'impostazione è sempre questa, a lente di ingrandimento. Quindi le medie mensili del petrolio, vedete. Questo ce lo ricordavamo, quasi $150 al barile. Assolutamente fuori misura, vedete, movimenti speculativi folli. Assolutamente, c'era la. C'è stato questo periodo in cui la finanza cavalcava moltissimo le materie prime pur non avendo alcun interesse al ritiro del fisico. Questo era la stortura che per lunghi anni ha inficiato i mercati delle materie prime. Ecco, questo è un mercato più reale, abbiamo questi massimi del 2018 e poi vedete che l'indice di forza relativa oggi ci dice siamo in una situazione di perfetta normalità. Vedete come invece nel passato, ai culmini di quei movimenti, si passava dall'ipercomprato all'ipervenduto nello spazio di pochi anni. Vediamo adesso le medie settimanali. Vedete che in questo momento siamo in questa fase sostanzialmente laterale. L'indice di forza relativa ci dice che siamo in una fase normale. L'indicatore ciclico, vedete, ci sta dicendo che abbiamo toccato un minimo quindi di chiusura di un ciclo e l'avvio, vedete quel recupero che vedete sulla destra, l'ultimo che vedete, quella coda, è l'avvio di quella che è probabilmente la fase positiva di un nuovo. Quindi, allora magari io potrei dire, ma faccio un po' di scorta adesso perché magari va su di qualche dollaro. Perfetto, non una parola di più, perfettamente. E poi adesso ci concentriamo come sempre e arriviamo alle quotazioni giornaliere. Vedete che qui tutto trova conferma
in queste valutazioni che abbiamo fatto. L'indice di forza relativa è ancora in una fase di normalità, vuol dire quindi che c'è del potenziale di crescita ancora esistente, perché l'indicatore ciclico mi sta dicendo che sto seguendo questa fase evolutiva, no? Al rialzo, e anche le curve di velocità e accelerazione nella loro divergenza appena iniziata mi sta dicendo che l'evoluzione rialzista è aperta, e quindi mi aspetto che nei prossimi giorni ci sia il proseguimento di questo movimento ascendente. E con questo vi ringrazio e adesso mi dichiaro a disposizione per tutto ciò che volete chiedermi. È imbarazzante. Allora andiamo a vedere subito nel nostro box delle domande. Allora, te le leggo io, ce n'erano alcune all'inizio di qualche problema tecnico, ma credo sia stato risolto. Allora, Diego ci chiede: senti un po', come posso individuare il titolo o la commodity da tradare ogni giorno? Bravo Diego, io lo conosco perfettamente. Conosci? Penso che mi chiami, da Roma, bravissimo ragazzo che lavora in banca da Roma e quindi fa bene a seguire queste cose. Bravo Diego. Beh, certamente che, allora, esistono, la domanda è corretta, proprio perché abbiamo detto che l'analisi tecnica mi consente di passare da un bene all'altro, perché si valuta esclusivamente la dinamica dei prezzi, quindi sostanzialmente io posso passare, per dire, dal caffè al titolo FCA, o posso passare dal nickel all'oro, in qualsiasi momento. Allora, esistono oggi dei programmi, e tipicamente nelle sale operative delle banche abbondano, dove tutte queste quotazioni sono riportate in linea con dei segnali di allerta o dei warning che ci danno un'idea di dove sono arrivati i livelli dei diversi indicatori. E questi naturalmente mi danno un'idea se vale la pena di entrare in un mercato, per esempio, perché sono in ipervenduto, e tutti gli ipervenduti e i diversi livelli di ipervenduto mi sono dichiarati e mi sono scritti, quindi questi sono segnali sicuramente che possono essere sfruttati, saltabeccando anche da una materia, da un mondo all'altro. Ok, Domenico, credo che l'analisi tecnica sia più indicata per chi vuole fare scalping, cioè speculazione in breve termine, flash trading. L'analisi fondamentale invece è più appropriata per chi vuole fare investimenti a medio-lungo termine. È corretto secondo lei? Allora, io aborro il cosiddetto scalping, perché non confondiamo. Perché diventa brutte persone. No, non confondiamo. Lo scalping, che è un'operatività assolutamente frenetica e di tipo infragiornaliero, da quella che è un'analisi tecnica che abbiamo portato ad esempio proprio oggi, che invece può valutare o i livelli di media settimanale o le barre settimanali o le candele settimanali, oppure addirittura i livelli giornalieri. Mai ho pensato di portare un esempio di analisi tecnica di tipo infragiornaliero. Lavorare nell'infragiornaliero, che vuol dire evidentemente una speculazione molto, molto accesa, molto spinta, vuol dire dedicarsi esclusivamente a quello con degli altissimi livelli di rischio e con delle altissime probabilità di rimetterci le penne. Non a caso, cioè, non mi risulta che ci siano grandi, grandi fortune costruite con lo scalping. Vuol dire con lo scalping fare continuamente entrare e uscire dal mercato nell'infragiornaliero, sfruttando indicatori a volte del tutto inutili, perché la volatilità infragiornaliera è estremamente elevata e quindi difficile da controllare. L'analisi tecnica invece può essere utilizzata anche a fini di gestione attiva o del portafoglio o degli approvvigionamenti di materie prime, se fatta con buon senso, se fatta a livello basato per esempio su medie settimanali, che si possono accompagnare anche a un'analisi fondamentale ben fatta, ma tenendo conto che a volte l'una può entrare in conflitto con l'altra. Cioè, l'analisi fondamentale può individuare qualche cosa da comprare, per esempio nell'azionario, di opportuno, lo può anche individuare, e magari in quel momento il mercato la sta sottovalutando. Il problema è che il mercato non è detto che se ne accorga tutto insieme che quella cosa è sottovalutata,
e quindi si rischia di immobilizzare del capitale quando invece l'analisi tecnica può individuare il timing più opportuno per entrare sul mercato. Fantastico. Giampaolo da Roma, mi occupo di analisi dei prezzi dei mercati agricoli. Sì. Rispetto ai temi trattati oggi, validi in generale per tutte le materie prime, se e quanto sono specifiche invece le soft commodities, cioè prodotti agricoli, cosa saranno, dal grano ai Certo, no, cereali? no, ma assolutamente. Allora, ribadisco che se io ho dei buoni Mi hai dati, spiegato anche il riso, ecco. certamente io li porto, ecco, se io dico l'importante è avere dei buoni dati da analizzare, da inserire in un sistema di analisi tecnica che mi consenta di coglierne le caratteristiche dinamiche. Su quello io posso fare comunque delle valutazioni attendibili. Mi rendo conto che in certi mercati è più difficile di altri ottenere questi dati, ma l'importante è ottenerli e comunque anche per le soft commodities, per le materie prime agricole, si possono fare analisi di questo genere senza alcun problema. Diciamo che ci sono normalmente si abbina l'analisi tecnica a quella fondamentale perché la componente Meteorologica. meteorologica, la componente stagionale di certi prodotti è di fondamentale importanza, per cui io posso sì fare tutte le valutazioni tecniche, ma se dietro c'è un movimento spinto da fortissime, da fortissime azioni assolute, da shock, diciamo così, che io non posso controllare, eccetera. Però Esempio. nell'analisi quotidiana l'analisi tecnica può essere tranquillamente applicata anche a questo tipo di Faccio due prodotti. esempi, Achille. Uno è il camut e l'altro è la carne. Il camut c'è stato un momento, è diventato di moda, tutti i semi di chia Sì. e anche quei cereali, diciamo, Sì. sudamericani. E poi invece la carne arriva il mood vegano, vegetariano o lo stesso veronesi fa male, che poi a prescindere da tutti i dati che hai, sono dei big trend Che non possono essere. Beh, certamente però l'analisi tecnica intercetterà questi trend negativi e quindi, cominceranno le commodities anzi, a lavorare. cominceranno a evidenziarmi accelerazioni di trend rialzisti, quindi io ne prenderò atto e saranno esattamente quelle componenti di cui io dovrò tenere conto, insomma. Perfetto. Allora, le domande sono finite. Non siamo riusciti a parlare di derivati, ma no, ne è arrivata una al Facciamola. volo, ma gliela Sì, facciamo. per favore. Merita che è questo. Domenico, Domani. vediamo se fa la verga. A mio avviso, l'analisi tecnica è un po' come voler trovare una semplificazione. Se la potessimo proiettare sulla valutazione aziendale, è come se si volesse valutare una società in base alla valutazione dell'umore dei suoi dipendenti e in base al traffico della logistica. Oh, sì, perché lui dice come se guardi da Sì, fuori l'azienda. chiaro, chiaro. L'investitore serio, competente, oculato valuta la società in base ai dati di bilancio e agli indici e a tutto quanto imparato ai webinar di Infinance. Ci sta dicendo, e secondo me ha ragione, dice sì. Analisi tecnica è spiare fuori dalla finestra. La fondamentale è guardare dentro. È chiaro che quindi l'analisi fondamentale tecnica, l'hai detto all'inizio, vanno sposate. Sto rispondendo io al posto tuo, però ne sono convintissimo anch'io. E secondo me questa riflessione è fondamentale, ma credo che anche la risposta alle altre domande ce la stiano confermando. Anche noi, quando diciamo abbiamo lo stesso problema, Domenico, quando abbiamo comunque un bilancio, ma non siamo gli analisti interni. Quindi dai numeri dobbiamo anche vedere se quel numero è vero, se ci stanno prendendo in giro, how cooked are the books, non so se ti ricordi, e quindi provare a estrapolare anche dall'analisi fondamentale che cosa sta succedendo. Poi magari c'è molto hype sull'azienda. Vedi il caso Bion. Bion, guardato da fuori, sembrava Gesù Bambino. Poi guardato da dentro c'è stato uno che è Quintessential, che ha visto nei numeri delle porcherie e ha detto ragazzi, io scommetto al contrario. Bravo, bravo. Quindi Domenico, questa è proprio la riflessione. Volevo aggiungere una cosa, che la gestione corretta andrebbe fatta unendo il contributo dell'analisi fondamentale e il contributo dell'analisi tecnica. Però attenzione, io sono 40 anni ormai che ci sono dentro l'analisi tecnica, so che obiezioni di questo genere sono semplici da fare, spesso perché non la si conosce abbastanza o la si conosce superficialmente senza comprenderne a fondo i valori veri, e cioè nessuno intende fare previsioni con l'analisi tecnica e bisogna guardarsi bene da chi dichiara ciò, ma concentrarsi su ciò che ci può dare effettivamente. Quindi è piena di limiti l'analisi tecnica, ma è un contributo in più in un momento in cui la volatilità dei mercati sta mettendo
seriamente in difficoltà tutte le imprese che quotidianamente sono a contatto con mercati che possono metterle in difficoltà nella salvaguardia dei loro margini industriali. Non a caso, io dico, la miglior soluzione è sempre quella delle coperture attraverso strumentazioni derivate, che pure Ecco, oggi non siamo esistono riusciti a e sono parlarne, diffuse, ma mannaggia. si possono tranquillamente far convivere azioni di copertura sistematica con fasi di gestione attiva degli approvvigionamenti, grazie anche a contributi seri, ribadisco, seri dell'analisi tecnica. Fantastico. Si è aggiunta un'ultima domanda che davvero, ragazzi, è l'ultima a cui rispondiamo, ma se no sforiamo oltremodo. Un accenno sui derivati, Achille, era un nostro punto, ci eravamo anche preparati, Sì, però sì. effettivamente era troppo ricco. Ci riserviamo eventualmente di fare una nuova iniziativa, lo sgrufolo io, Achille, non preoccupatevi che lo capto qua. L'ultima domanda di Diego, se riuscite una considerazione sul mercato del litio correlata al futuro delle auto elettriche. Perbacco. Allora, non solo del litio, ma anche del nickel, caro Diego. Perché vanno insieme, Intanto colgo l'occasione per ma salutarlo. non merita niente Diego, quindi non lo so. Maledetto. Quindi, allora, beh, certamente stiamo parlando di materie prime che sono fortemente vincolate sul piano dell'offerta. Attenzione, adesso in questo momento è difficile, tra l'altro, trovare quotazioni del litio che possono essere attendibili. Ce n'è ancora poco in giro, di quel poco se ne fa anche una certa speculazione, nel senso si fanno anche incette, certamente non è una fase facile, certamente il futuro pare essere quello. Quindi litio e nickel. Non a caso il nickel rispetto a tutti gli altri mercati non ferrosi che sono in caduta libera ormai da quasi 2 anni, l'unico che è partito a razzo è il nickel dopo anni di flessione e dietro c'è questa forza, cioè l'attesa, perché il mercato si fa tutto sulle attese, c'è l'attesa che ci sarà deficit in futuro d'offerta di nickel dovuta alla forte domanda derivante dall'elettrificazione dell'auto. Quindi le nuove batterie che saranno fondate su litio e nickel, saranno destinate probabilmente a potenziare le quotazioni di entrambe queste Basta che batterie. domani mattina arrivi la notizia che si è scoperto il giacimento più grande del mondo di litio e magari boom, però quello Questo fammi non indovino. possiamo, non possiamo, non possiamo, si chiamano shock esogeni incontrollabili. Ecco, e daremo colpa a te per questa cosa. Va bene, ragazzi, Grazie. grazie davvero, è stato bellissimo. Ci aggiorniamo alla prossima. Stay tuned. Grazie.